Eccoci qua, allora vi faccio vedere. Questa è esattamente la plancia del nuovo Iveco Crossway. Ho già fatto le pulizie di giornata, prima il dovere e poi il piacere. Manca ancora lo straccio, ma necessito di un po' di acqua calda e un po' di detersivo che ho in deposito Cividale. Vi faccio vedere brevemente la postazione di lavoro. Allora, partiamo dal cambio automatico che si trova proprio qui, entrando sul sedile del conducente. È un 6 marce, di cui le prime 3 si possono forzare con i pulsantini. Per lo spunto da fermo in salite particolarmente ripide, per manovrare con precisione, per la guida lenta, in particolare penso alla montagna, sono le principali situazioni in cui si usano manualmente le prime 3 marce. Passiamo al sedile, che personalmente trovo molto migliorato rispetto a quello del fratello Harway, era proprio una tavoletta. Invece questo lo trovo discretamente comodo, ha i due poggiabraccia alla laterali regolabili, che però non uso mai, e abbiamo la regolazione in lunghezza, in altezza, in inclinazione, supporto lombare, poggia testa, anche quello regolabile. Ecco qua, vedete tutti i tasti delle regolazioni. Per di più si può riscaldare e rinfrescare su 3 livelli, una cosa molto utile specialmente d'inverno quando si sale in corriera con le temperature sotto zero. Ora che parte il webasto ci mette almeno una quindicina di minuti per riscaldare l'ambiente, perlomeno si tiene la schiena al caldo, si evita i malanni, i raffreddori come quello che sentite adesso al microfono che mi sto portando avanti da circa 2 settimane. Passiamo al cockpit. Questo è l'AVM, è la macchinetta che regola il display esterno, che batte le fermate, dà tutte le indicazioni del caso sulla linea all'autista. Noi quando saliamo inseriamo il numero di matricola, facciamo la richiesta a turno e automaticamente ci escono tutti i dati sul turno, sulla corsa, eventuali minuti di ritardo, percorrenza, eccetera eccetera. Ora mi siedo, sto inquadrando con la pettorina perché volevo darvi esattamente la mia prospettiva. Qua sotto i piedi potete già vedere il comando per la regolazione del volante, è un comando pneumatico. Se io lo schiaccio, ovviamente col manettino tirato, viene in su, viene indietro e me lo regolo a mio piacimento. Poi mollo, lui scarica l'aria e il volante resta lì in posizione per tutto il periodo di guida. Qua vedete che abbiamo già i comandi al volante, a sinistra le regolazioni della radio e a destra i vari menu con i dati che ci dà display. Vediamo se riesco a farveli vedere. Principalmente ci segna l'orario, la temperatura, i chilometri e i parziali, le marce. Ci comunica che abbiamo la porta aperta. Poi nei vari sottomenu il consumo di gasolio in litri orari, qua ci mostra la radio, qua ci mostra il livello di AdBlu. Per poter rientrare nelle normative antinquinamento è dotato di AdBlu, che periodicamente va rabboccato. Mi hanno sconsigliato di farlo ogni giorno poiché dicono si rovini il dispositivo, di aspettare quando il livello scende un pochino, al contrario del gasolio. Qua ci segna la pressione dell'olio motore, la pressione dell'aria dei freni, che direi è perfetta. Qua i primi parziali di viaggio, vediamo ad esempio segna 29,1 litri per 100 km, quindi abbiamo fatto circa i 3 con un litro nelle ultime 164 ore. Autonomia residua dice 917 km. A noi non interessa poiché questa sera quando rientriamo in deposito torneremo a fare il pieno. Eccolo qua, questo dovrebbe essere il parziale di oggi. Abbiamo fatto 54,3 km, dice velocità media 40 orari, come è giusto che sia per l'uso misto urbano extraurbano, e abbiamo consumato 17 litri. Qui il tachimetro ci segna 2 ore e 17 di guida. Qua abbiamo tutta la parte diagnostica che ci dà le informazioni relativi ai vari possibili problemi, alle varie spie accese, ci segnala gli errori relativi al mezzo che rileva il computer di bordo. Sulla sinistra abbiamo la leva con gli indicatori di direzione, tergicristalli. Sulla destra abbiamo la leva del retarder con 4 scatti, che in cima ospita il dispositivo del cruise control, che personalmente uso molto
moltissimo, specialmente sui lunghi tratti con limite di 50. Quando sono scorrevoli io lo punto in modo che il mezzo non superi mai i limiti. Qua vedete giustamente il foglio di viaggio del noleggio di oggi, presa 12 e 24 volt, che io uso per collegare la dashcam ed eventualmente il cellulare, i comandi per fare il cleaning col mezzo, ovvero l'abbassamento per la salita e la discesa di passeggeri, e i comandi per l'apertura delle botole, che sinceramente mi fanno sempre un po' paura perché più di qualche volta si incastrano. Non è bello entrare in autolavaggio con le botole aperte perché non si chiudono più, o vedere arrivare un temporale e non riuscire a chiudere le botole. Di qua ancora vedete il manettino, è moderabile, per cui riusciamo a dosare la quantità di freno che va sulle ruote posteriori volendo, e possiamo usarlo come un secondo freno, però non si ha la sensibilità necessaria sulla mano. È molto meglio usare il pedale, che nel primo centimetro di corsa fa partire il primo scatto di retarder, poi entra con la forza dei freni pneumatici se affondiamo. Ancora qua troviamo i comandi delle porte, il comando per le trombe, vari comandi luci, il comando del webasto, lo staccabatteria, il comando per arrestare il motore senza girare la chiave, fendinebbia, retronebbia. Alla mia sinistra vediamo le misure del mezzo, che sono molto importanti, specialmente l'altezza, dobbiamo sapere quanto siamo alti per passare in certi luoghi, che non è affatto scontato, e la massa di bagaglio ammesso in stiva. Dunque abbiamo 3,46 m di altezza, 459 kg possibile bagaglio in stiva. Questa dunque è la console di comando dell'Iveco Crossway, che trovo molto migliorata nell'ergonomia rispetto ai suoi predecessori, e devo dire per ora resiste bene ancora al tempo, all'usura, anche se capite che su un mezzo così 130.000 km sono relativamente pochi per poter valutarne la bontà e a livello di usura dei materiali. Ora sono andato a pescare il libretto, usciamo, vi leggo un po' di dati tecnici. Ok, dunque 18 tonnellate ammesse come massa a pieno carico e 21 tonnellate e mezza come massa complessiva nel caso si traini un rimorchio, 3 tonnellate e mezza di rimorchio leggero, che io non posso portare poiché non sono in possesso di patente di E. Andiamo a vedere un po' le altre caratteristiche tecniche. Parliamo di cose un po' più interessanti. Parliamo di motore. Segue ovviamente la filosofia del downsizing di questi ultimi anni a livello di cilindrata. 8700 cc rispetto ai 12 che usavano solitamente, ad esempio gli Integro che avevamo in flotta, i Beulas e simili. 8700 turbo, in grado di sviluppare 265 kW di potenza massima. Monta pneumatici 295/80x22 pollici e mezzo. Al posteriore ovviamente abbiamo le gemellate. Parliamo di inquinamento grazie a catalizzatore, filtro antiparticolato AdBlu, rientriamo nella normativa Euro 6. Queste grosso modo le caratteristiche tecniche degli Iveco Crossway che abbiamo in flotta. Luci diurne, fari lenticolari, fendinebbia, c'è tutto quel che serve. Non so se si nota in video, ma questi mezzi hanno anche i vetri leggermente oscurati che gli danno un tocco di eleganza e stanno molto bene sulla carrozzeria bianca, secondo me. Mi ero dimenticato di dirlo, abbiamo l'accesso disabili. Questo mezzo nel servizio di linea ovviamente è omologato per 54 posti a sedere e 26 posti in piedi. Nell'utilizzo in distrazione a noleggio come sto facendo oggi ovviamente non sono ammessi passeggeri in piedi. Qua assieme al libretto abbiamo il libricino per la segnalazione dei guasti. Ogni autista appena rileva un guasto del mezzo lo deve tempestivamente segnalare all'azienda. Se il guasto è grave e se il mezzo non parte è necessario chiamare direttamente l'azienda che provveda a mandare un mezzo sostitutivo. Che dire, io adesso ho ancora un'oretta di attesa prima di riaccompagnare gli studenti a scuola. Pomeriggio farò un altro rientro a vuoto verso Cividale.
esce il nuovo video? Qualche giorno. Sono tra i primi a guardarlo. Se non ho tempo di finirlo. Pomeriggio? Sì, tutto il giorno. È lunga, però è l'ultimo anno, dai. Beh, sì, il quinto. Tra qualche anno ci vedremo qua. Iniziare il tour, fa. Esatto. Ci vediamo in giro allora. Ciao. Bene, ciao.